bentornati a Che Preparo. Siamo qui nelle cucine del ristorante. Bentornati. Ciao caro Rocco. Senti, ma quella colazione buona di stamattina. Con le alici. Tutti i giorni me la devi far trovare. Cornetto al cioccolato con alici fresche, crude. Sale e olio. Sale e olio extravergine d'oliva, soprattutto il nostro olio extravergine d'oliva dell'Olearia San Giorgio dei Fratelli Fazzari. Quant'era buona quella? Buona. Te lo dico io? Come sto? Bene. Come mi vedi? Bene. Quindi vuol dire che fa bene fare colazione come faccio io. E poi era buono anche il cornetto con il sale, cornetto al cioccolato, sale, con sale e olio sopra. Proprio buono buono. Domani sai cosa potrei fare? Cosa? Una panzanella. Che dici? Ah, una certo. Panzanella, cipolla. Mettiamo. Croissant. No, lo cornetto, mettiamo alla fine. No, il cornetto alla crema, ammorbidito con un po' di acqua, acidulato con un po' di aceto, cipolla peperone, cruda di Tropea, un po' di peperone, una bella passata abbondante di olio extravergine d'oliva, metterei l'aspromontano che è un pochino più leggero e qualche fogliolina di menta. Com'è? Benissimo. Vero? E il cornetto che fa la differenza? Ecco, il cornetto fa la differenza. Al posto del pane. Vero? Beh, è meglio se lo facciamo un pochettino. Il cornetto del giorno prima, che bello duro. Anche, si può utilizzare. Perché di solito la panzanella la fai col pane raffermo. Col pane raffermo, vero? Noi lo facciamo con il cornetto raffermo. Bello. Ma perché mi guardi come se fossi un misto tra stupido e pazzo? No, stupido no, ma pazzo sì. Pazzo sì. Perché mi sono mangiata l'acciuga? Col cornetto, cruda. Ah, perché dovevo... Ah, forse bisognava saltarlo un po'. Cioè, cotta andava meglio. Oppure sotto sale. Vabbè. Allora, ragazze, oggi un piatto rapido. Veramente semplice. Rapido. Semplice, ma saporito. Intanto, sappiamo che la base del piatto di oggi è il pesce azzurro. Allora, perché mangiare il pesce azzurro? Perché è ricco. Di omega 3. Perché è il pesce che sicuramente è il più fresco che si trova sui nostri mercati, oddio tutto pesce fresco, però è talmente abbondante nel mare Mediterraneo che diciamo il pesce azzurro non manca mai sui banchi delle pescherie, perché è vario: acciughe, sardine, sgombri, palamite, cos'altro? Alle lunghe, cioè ne abbiamo una tonnellata e mezzo di qualità, e poi volendo ci sono anche quelli un po' più piccolini, quelli che non bisognerebbe pescare, quelli non bisogna pescare, non ci sono quelli piccolini e non andate a comprarli, e soprattutto segnalate se qualcuno li vende, perché pescare quei pesciolini piccolini significa svuotare il mare di una ricchezza che non finisce mai, e poi non ci potremo lamentare se fra 10 anni succede il macello. Non a caso mi dicevano l'altro giorno che questo avvento incredibile di meduse nell'acqua è portato proprio dall'impoverimento del mare di pesci che sono i pesci che si cibano di meduse, ed è una roba allucinante, perché meno pesci, come si possono chiamare, predatori ci sono, e purtroppo diventano poi, c'è uno squilibrio incredibile nelle nostre acque. Quest'estate purtroppo sappiamo di quanti incidenti ci sono stati, ancora quanti purtroppo ce ne saranno proprio a causa delle meduse. Quindi attenzione ragazzi, non state solo attenti quando andate a fare il bagno, secondo me bisogna stare attenti quando andiamo a fare la spesa, perché più come dire, disequilibriamo il nostro mare, e più poi non lo possiamo neanche utilizzare per farci il bagno, oltre che per vivere. Va bene, ho parlato tanto. Iniziamo subito. Oggi profumo di Mediterraneo con i nostri pinoli, con la nostra uvetta di Corinto, la menta, guarda che meraviglia,
mandelle, no? Se appena la muovi, la menta proprio, appena la muovi, ti è, a parte che io stamattina ne ho mangiata, ma adesso me ne mangio ancora. Poi i nostri pomodorini ciliegini, se trovate i datterini, sono buoni altrettanto, forse anche più buoni e più dolci. Lo spicchietto dell'aglio che vedo lì, il parmigiano reggiano grattugiato. Ma secondo te potrebbe andare anche un buon pecorino? Sì, buonissimo. Anche il pecorino va bene. Le nostre acciughine che abbiamo già diviscato. Il sale, il pepe e soprattutto il nostro olio extravergine d'oliva dell'Olearia San Giorgio, che dei nostri amici, Fratelli Fazzari. E tutta quella meravigliosa gamma di prodotti, dalle olive ottobratiche nere o verdi in salamoia, la nocellara sempre in salamoia, e poi i patè di bianche, cioè di verdi o di nere, e il nostro olio di oliva vergine a spromontano che noi utilizziamo sia per friggere che per cucinare. Oh, lo spaghetto chiaramente che non deve mancare. Prepariamo? Che dici? Sì, prepariamo. Allora, intanto ci prepariamo i pomodorini. Pomodorini chiaramente tagliati come lo tagliamo sempre a 4, vero? Sì. Come avete notato, tranne rarissime volte, Rocco utilizza sempre i pomodorini e non la passata di pomodoro. Hanno un altro sapore, sono più dolci. Allora, diciamo un'altra cosa. Tempo fa, fino a qualche anno fa, gli ortaggi, le verdure erano di stagione. Per cui in inverno i pomodori non si trovavano e quindi c'era l'urgenza di preparare le riserve, no? Si faceva lo stesso con le melanzane, che venivano o lavorate e messe poi sott'olio o sotto sale, o sotto aceto, anche i peperoni, di tutto, la famosa giardiniera, e poi le passate di pomodoro. Lavoro incredibile durante l'estate per preparare queste enormi, no? Quantitativi di conserva che poi venivano utilizzati durante l'inverno. Ormai il pomodoro lo troviamo 365 giorni all'anno, anche la domenica i centri commerciali, i supermercati sono sempre aperti, quindi chiaramente non abbiamo la grande necessità di andare a fare le nostre conserve. Cosa sta succedendo? In padella lo chef sta mettendo i pinoli a tostare. Tostiamo i pinoli, sì. Nell'altra padella c'è già l'olio. Nell'altra padella mettiamo uno mezzo spicchio d'aglio, l'olio. Facciamo andare un attimino e poi mettiamo i pomodorini. I pinoli vanno tostati. Quando diventano un marroncino chiaro si possono spegnere, vero? Sì, li togliamo dalla padella e li rimettiamo. Eh sì, perché altrimenti continuano a bruciarsi. Tutto questo, caro chef, in sala ci sono già i clienti, è un signore. Sì, questo è l'orario. Eh sì, è un signore ha chiesto il baccalà fritto, io lo sto vedendo friggere dall'altra parte e mi è venuta una voglia che non ti dico. Eccoli là, pinoli fatto. Quando cominciano a fumare, via. L'aglio lo eliminiamo. Via. E il pomodorino lo insaporiamo nell'olio già profumato all'aglio. Un po' d'acqua. Il solito mezzo mestolino di acqua di cottura.
poi mettiamo un po' di vino olio. Ora mettiamo l'uvetta. L'uvetta. Già ammollata. Uvetta. E i pinoli. No, i pinoli li mettiamo, dopo. Sì, sì, li mettiamo di sopra a crudo. Certo. Se ne rimane, no? O di pepe nero. Ho pensato l'altra volta. Piuttosto che masticare il chewing gum, preferisco masticare roba buona, no? Allora, o no? Le alici. Adesso che succede? Mettiamo. La facciamo cuocere un attimino i pomodori. Cosa devono, quanto devono cuocere i pochissimo, pomodorini? Pochissimo, pochissimo. Il tempo che si ammorbidiscono, 2 minuti, no? Sì, appena sono morbidi. Le alici, non li facciamo cuocere tanto. No. Spegniamo, li facciamo cuocere con il calore, con il solo calore dell'olio. Va bene così. Perfetto. Grazie. Qualche fogliolina di menta. Allora, qualche fogliolina di menta che stai spezzettando e la butti là dopo aver spento il gas. Sì, sì. Adesso giriamo. Ah, vedi, proprio girati però. Cotti a freddo, come si suol dire. Le alici non hanno bisogno di una cottura lunga. No, perché lunga. Poi diventano stoppacciose, diventano anche pesanti da digerire. Adesso poi si disfano tutte. Come facciamo con la pasta là? Diamo fondo. Diamo fondo alla pasta. Beh. Diamo fondo alla pasta. Buttiamo la pasta nell'acqua, cioè butta la pasta, capito? Ah, butta la pasta! Questo mettiamo qua. La nostra salsa è pronta, è veloce. Il condimento è pronto. Veloce, questi li possiamo pure togliere. Ma ne avviciniamo là, la bamba, la bamba, bamba. C'è un caldo ancora, come diceva una mia amica, omicidiale. Nel senso che ci sta ammazzando. Ecco. Ma diteci, ci state seguendo? Lo state seguendo questa galoppata in cucina, questa galoppata agostana in cucina? Eh? Che sacrificio per il bene dei nostri amichetti, di voi che ci seguite tutti i giorni e noi tutti i giorni qui con puntate sempre fresche, calde, bollenti direi. Siamo qua proprio per non farvi perdere il piacere, il gusto di poter mangiare dei piatti buoni di sapore estivo. Che c'è, chef? Stai a morire da quelle parti, eh? Sì, da queste parti è caldo. È vero? Ti vedo. E noi sai che ti dico che appena oggi la pasta è pronta, i nostri amici gliela diamo proprio a magnà e ce ne andiamo al mare. Tutti al mare a mostrare le ghiappe ghiare con i pesci in mezzo all'onne. Noi andiamo a divertire tutto al mare a mostrare le ghiappe ghiare con i pesci in mezzo all'onne. Noi andiamo a divertire tutto al mare. Sì, ormai sono andato completamente, cioè. Cosa rimane di me? Un ricordo. Il ricordo di un tempo che fu, quando il cervello ancora funzionava. Se funzionava. Non ho capito niente.
guarda, mi fai il gesto, fa. O mi fai un cartello o devi tacere. Venelin, Venelin, mi fa. Fai un cartello. Un cartello. Che te ridi? Che se ride non si sa. Venelin è partito dalla lontana Bulgaria per venire qua a farmi impazzire. Però gli volemo bene. Viene da un paese meraviglioso, peraltro, dove si coltivano le rose più belle e profumate. E Venelin, le belle rose di Bulgaria, di cui esiste addirittura la marmellata, il liquore. Lo sai te? Marmellata di rose, il liquore. Che stai a fare? Ancora non è pronto. Ah, e quindi questa la buttiamo via. Ciao. Gioca, capito? Da quando era bambino lui gioca... con la pasta. Gioca con la pasta, vero? Anch'io gioco con la pasta. Quasi con tutta la pasta, tranne che con le farfalline. Via. Ah, un'altra cosa, un'altra pasta io non... non la... Quale? I macaroni cacrapa. C'è questa fissazione, non riesco. No, ma sai che c'è stato un periodo in cui così, insomma, c'era un periodo di diatribe semipolitiche e si parlava i macaroni cacrapa, che sono, come dire, proprio indicative di un certo status. Bene, tu sei mai stato in Aspromonte a mangiare i macaroni cacrapa? No. Oh Jesus. Bene, ce l'abbiamo cotto lo spaghetto? Diga. Ci siamo. Spaghetto, alici e pomodorini con l'uvetta e i pinoli. E qualche foglio di... ah, mangi pure te. Se voi suonerete le vostre trombe, noi suoneremo le nostre campane, caro. Tiè, guarda che me magno. La pasta cruda. Un po' al dente ma buono. Eccola, sta arrivando, è lei. Aggiustiamo di pepe nero. Un'ultima botta di calor. Qualche secondo ancora, un salto. Dopodiché il nostro chef ce la piazzerà sul piatto. Ed ecco che stiamo arrivando sulla tavola con le nostre buonissime, con i nostri buonissimi spaghetti. Che profumo! Spaghetti, alici e pomodorini. Uvette. Uvette e menta, vero? Menta. E pignoli. Qual è la dose giusta per una persona? 60-80 grammi di pasta? 80 grammi almeno. 80? Questa così, tiè. I pinolini. Cos'altro? Puliamo il piatto. Vai caro, vai. Prego.
La guardo. Spaghetti con alici, pinoli, uvetta e pomodorini. Ce lo mettiamo un po' di parmigiano sopra? Adesso. Allora guarda, così. Adesso. Tan tan tan. Come dice lo chef? Spaghetti con acciughe, uvetta, olive. No, olive no, che ci sono le olive, no. No. Guarda, 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 c'è l'impalcatura doppia. Guarda, dillo tu, dillo tu. Spaghetti. Alici, pinoli, uvette e pomodorini. E parmigiano grattugiato. Tiè, guardate. Zzz. Che meraviglia. Questa la devi fotografare? Dico, fotografa e poi mangiamo. Ecco qua. Oggi è così. Che maraveggio. Noi salutiamo i nostri amici. A domani. A domani, se Carmelo accende l'aria condizionata, visto che anche oggi ci ha devastati. È vero? La chiude. Facciamo uno scherzo a Carmelo? Lo bruciamo. No, fagli una lettera di licenziamento, dagli 15 giorni, vediamo se poi gli passa. Che dici? Lo stesso lo fa. Uguale, si vendica dopo. È vero, non ci crede peraltro, perché sa che tu non lo manderesti mai via. Mai. Mai, vero? Mai. Mai. Perché Carmelo qua serve. No, non serve, però serve. Serve. Vero? Cioè, serve, ma non serve. Serve. Capito? A che serve? A servire. Serve, serve. Tante care cose, amici, amiche ed eventuali. Ci vediamo. A domani. Ci vediamo domani. Ah, un'altra cosa. Ma siete stati al Gay Pride, no?